Sono purtroppo peggiorate in nottata le condizioni del sedicenne di Ravello, schiacciato da un bus turistico mercoledì scorso ad Amalfi, nei pressi della Torre Saracena. Il giovane resta ancora sedato ed intubato e solo lunedì prossimo si deciderà se risvegliarlo. Certo è che il peggioramento delle condizioni cliniche, seppur lieve, non è un buon segnale. Intanto continuano da parte dei vigili urbani di Amalfi le indagini su quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità dell'autista del bus, come ci riferisce il comandante dei vigili urbani di Amalfi, Agnese Martingano. È una brutta storia, è una brutta vicenda che non avremmo mai voluto vivere e che ancora una volta evidenzia e sottolinea le criticità della nostra strada, della 163, criticità che abbiamo portato all'attenzione dei tavoli tecnici in questi anni tante volte e che, per le quali aspettiamo dei provvedimenti che speriamo arrivino presto. L'autista non era in perfette condizioni, però le indagini sono chiaramente attente. Insomma. Le indagini sono tuttora in corso, posso dire che l'autista è stato sottoposto a varie analisi ed era in perfette condizioni, quindi non abbiamo riscontrato nulla, però le indagini sono ancora in corso sulle modalità dell'incidente, sulla dinamica e quant'altro, per cui non posso dire nulla su questo aspetto.